sentiamo si approfondire, è un altro livello di essere. E ognuno che ha fatto teatro sa la differenza della, del se stesso fuori e al momento che entrare in azione. E questo vuol dire, teatro totale, di includere il più grande livello di essere, speriamo a ogni momento, naturalmente non possiamo fare, ma anche una seconda cosa, o forse la prima cosa, piangere, sono meravigliosa, no? Ma questa è una merda di egotismo. Egoismo. Se vogliamo essere in centro e se vogliamo domandare degli altri di sentirci, dobbiamo avere qualcosa importantissimo di dire. Se non vogliamo comunicare qualcosa, se non abbiamo qualcosa bruciante di dire, lasciamo rimanere fuori dalla centro e lasciamo qualcuno che ha qualcosa da dire entrare. Se non ci sono altre domande urgenti, ci piacerebbe... Vogliamo concludere leggendovi apposta un altro brano di Julian Beck, questo dal suo primo libro, La vita del teatro, edizione italiana presso la Einaudi, è La vita dalla vita del teatro. Domande. Finisco con domande perché non ho risposte. Qual è la differenza fra domande e risposte? Le domande di Amleto sono la sua gloria o la sua tragedia? Perché vai a teatro? È importante andare a teatro? È importante leggere. La gente che va a teatro è differente dalla gente che non ci va? Cosa ti succede? Quando vai a teatro? Quando lasci il teatro, sei cambiato? Voglio dire, siccome vieni cambiato da ogni attimo di esperienza, dopo 3 ore sei naturalmente diverso, ma intendo trasformato in maniera attiva. Vuoi essere cambiato attivamente? Sei soddisfatto? È bene cambiare? C'è qualcosa di sufficiente? Di cosa sto parlando? Vai a teatro per avere delle risposte. Hai messo la domanda? Quanto è lungo una vita? Ti importa quel che sta succedendo? Ti importa quanto viviamo? Ti importa come viviamo? Perché sto facendo queste domande semplici che ognuno dovrebbe porsi continuamente. È perché credo che tu non te le poni. Cosa ci sta succedendo? Cosa succede a teatro? Vai a teatro per scoprire qualcosa della vita. È più facile osservare la vita in teatro o per strada? Hai provato gioia a teatro? Hai provato gioia per strada? Cosa ti piace? Provi impressioni sensuali. Vai a teatro per avere stimoli sessuali? Ti piace strofinarti alla persona accanto? Vai a teatro per degli esercizi intellettuali? Ma vai a teatro per sapere se hanno scoperto che cosa sta succedendo? Vai a teatro perché forse possono dirti la verità. È verità ogni cosa che esiste? Sono verità i giornali? Gli autori teatrali registrano la verità meglio dei giornalisti. I giornali mentono? Gli autori mentono? Gli autori mentono? Mentono deliberatamente? Gli editori, gli autori, gli attori? Vai a teatro per
vedere quanto abilmente un attore si possa mascherare qualcun altro. Pensi che gli attori debbano provare a impersonificare l'esistenza perfetta? Cos'è l'esistenza perfetta? Può un attore mostrarti l'esistenza perfetta? Può un attore mostrare l'esistenza perfetta solo quando recita Faust? Cos'è l'intuito? Lo usi il tuo intuito? È facile fare domande. Cosa disse Aristotele a proposito della catarsi? Vai a teatro per purificarti? Ricordi di essere mai stato purificato a teatro? Vai a teatro con attesa e speranza? Il teatro è un sistema per imparare cose che non conosce? A cosa serve imparare? Sei sicuro di ogni risposta? Tutte le cose sono uguali? C'è qualcosa che abbia valore? È giusto uccidere talvolta? Che differenze c'è tra un elefante e un fazzoletto? Uccidi qualcuno per difendere la tua proprietà? Metteresti qualcuno in prigione? Prendi in giro gli omosessuali? Pensi che i neri siano un tantino inferiore? Pensi che i bianchi stiano decadendo mentalmente e fisicamente? Dici bugie? Importa se dici bugie? Quante volte menti al giorno? Pensi di dover mentire per andare avanti in questo mondo? Sei soddisfatto? Domando di nuovo. Ti soddisfa qualunque cosa? Hai rapporti sessuali soddisfacenti? Voglio dire, ti piace quando li hai? Ne hai abbastanza? Sai come amare? Ami? Sei amato? Sai come odiare? Odi? Perché? Per quanto ami piacere, preferisco un teatro disturbante a un teatro piacevole. Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? Goga! Ci sono i re con brillante negli occhi che vanno smorfie fra le nostre ombre private, Parker. Dobbiamo amarci o morire, Odin? Qual è il dilemma? Shakespeare, Stein. Lo sai. Ho raggiunto le mie budella e le ho sparpagliate per la scena in forma di domande? Lo sai che non so cos'altro fare. Lo sai che ho bisogno di te e morirò senza di te. Cos'è utile? Cos'è una buona domanda? Qual è il metodo per trovare risposte? Chi abbatterà i muri delle prigioni? Qual è la strada? Qual è la relazione fra attore e spettatore? Cos'è l'edizione? Qual è la ricerca importante? Abbiamo tempo per fare tutte le domande? Quali vuoi fare? Vuoi farle ora? Di cosa abbiamo bisogno? Come possiamo ottenerlo? Come possiamo metterci in contatto l'uno con l'altro? Come farlo avvenire? Come possiamo fare un teatro che faccia l'amore, l'amore ora? Come possiamo fare un teatro che valga la vita dei suoi spettatori? Come possiamo fare teatro quando non abbiamo alcuna risposta, ma solo vaghi accenni su come porre domande? Finisco con domande perché non ho risposte. Ma quel che voglio sono risposte.
Grazie.